Una candidatura in grado di unire tutte le forze di centrodestra che gli è stata comunicata telefonicamente dallo stesso Berlusconi, con il quale si incontrerà la prossima settimana. Si consuma a Foggia la prima uscita ufficiale di Francesco Schittulli come principale sfidante di Michele Emiliano alla presidenza della Regione Puglia. Schittulli ha partecipato al convegno sulla figura di Pinuccio Tatarella, padre di Alleanza Nazionale, di quell'idea di centrodestra allargato a tutte le forze che si oppongono alla sinistra. La chiamata da Berlusconi è arrivata, l'ha sentito, cosa le ha detto? Mi ha dato la disponibilità dicendo che Forza Italia ha aderito sul mio nominativo come candidato presidente alla Regione Puglia. Confitto anche se sentito? Certamente, l'ho chiamato poi Raffaele Fitto, gli ho comunicato di questa telefonata, è rimasto soddisfatto ed è a fianco in questa competizione. All'incontro ha partecipato anche l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini. Lo scontro aperto tra Berlusconi e Raffaele Fitto ricorda quello degli anni scorsi tra il presidente della Fondazione Libera Destra e l'ex presidente del Consiglio. Diciamo che a volte la storia si ripete. Io non mi sono meravigliato perché è evidente che un personaggio come Berlusconi non accetta a lungo andare di essere contestato pubblicamente. Lui ritiene in qualche modo di essere il depositario di una verità. Lo accetta nel colloquio privato, ma Fitto, come del resto feci io su altre questioni, metteva e mette in discussione una linea politica, una strategia, e la corda finisce per rompersi.